Ciao ragazzi e benvenuti in questo video. Niente da fare per il nostro Matteo Berrettini. La notte si sono concluse le semifinali dell'ultimo slam stagionale, sia a livello maschile sia a livello femminile. Purtroppo non ce l'ha fatta il tennista azzurro che ha ceduto il passo al numero 2 del mondo, Rafael Nadal, con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-1. Domenica affronterà il russo Daniil Medvedev, il tennista next gen che ha raggiunto la quarta finale consecutiva dopo Washington, Montreal, il successo a Cincinnati. Ecco anche la prima finale slam raggiunta nella carriera di Daniil Medvedev. Il numero 5 del tabellone ha stupito ancora una volta tutti quanti, battendo in 3-7 Grigor Dimitrov con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-3. Una finale raggiunta meritatamente per quello che si è visto nell'arco delle due settimane, un torneo quasi perfetto per il russo, che adesso avrà il confronto più difficile contro Rafael Nadal, che avrà la possibilità invece di vincere il suo 19° titolo della Grande Slam, portandosi a meno 1 ad una sola distanza da Roger Federer. Questo però e molto altro nel corso del video. Prima iniziamo veramente a commentare la partita tra Nadal e Berrettini. Un primo set che rimarrà sicuramente un po' diciamo nel ricordo della partita, tra diciamo comunque l'amarezza generale, ma comunque rimane il torneo, rimangono le due settimane quasi perfette per Matteo Berrettini, che da lunedì sarà il nuovo numero 13 del mondo. È alle porte della top 10, vincendo contro Nadal sarebbe potuto entrare nella top 10 mondiale, ma comunque rimane il fatto che ha vinto comunque dei match importantissimi, bellissimi, quello forse più entusiasmante contro Monfils ai quarti di finale, in 5 set nel tiebreak decisivo del quinto set, una battaglia veramente che nessuno si potrà mai dimenticare. Dopo 42 anni un italiano tornava a New York a giocarsi una semifinale dopo Corrado Barazzutti, il primo però a Flushing Meadows, uscendo anche tra gli applausi generali e anche tra i commenti comunque memorabile e anche molto molto importante di un giocatore come Nadal, che ha detto: Berrettini sarà il futuro di questo sport se continuerà a questi livelli. Dopo essersi fermato dal finale da un maestro come Roger Federer a Wimbledon, essersi fermato in semifinale da un altro maestro come Rafael Nadal, forse il 2019 di Matteo Berrettini forse non poteva chiedere ben altro, perché comunque è la sua seconda stagione nel professionismo e questo livello comunque lo potrà solamente aumentare e anche migliorare, perché comunque i punti giocati, i punti quelli decisivi li ha persi, ecco, un po' più di freddezza nei punti cardine della partita, ecco che un set o forse anche la partita la poteva comunque giocare molto molto meglio. Però comunque rimangono due settimane perfette per il nostro Matteo Berrettini. Cosa dire di Nadal? Nadal quasi perfetto, non ha sbagliato nulla, ha diciamo aspettato l'errore dell'avversario nel primo set per poi aumentare il suo livello nel secondo e terzo set. Domenica in finale affronterà in altro un tennista molto molto solido come Daniil Medvedev, che ha battuto in 3-7 Grigor Dimitrov, raggiungendo la sua prima finale slam, la sua quarta finale consecutiva, perché dopo la sconfitta a Washington partita da Nick Kyrgios, la finale persa proprio contro Nadal a Montreal nel penultimo Master 1000 della stagione, giocato per adesso, e poi il successo contro Goffin a Cincinnati, ecco la finale quasi perfetta. Forse nessuno si poteva immaginare una tenuta fisica per due settimane così per Medvedev, alla fine però la raggiunta, quindi comunque i complimenti vanno al next gen russo, che domenica avrà comunque la partita quasi della vita contro Rafael Nadal, che ha invece la possibilità di portarsi a meno 1 da Roger Federer per quanto riguarda gli slam totali, 20 per il tennista elvetico, 19 se vincerà la finale di questo US Open invece il maiorchino, che potrà anche raggiungere vincere il suo quarto e US Open della storia. Tornando invece al tennis, al tabellone femminile, perché questa sera si giocherà la finale
tra Serena Williams e Bianca Andreescu, una finale annunciata. Ricordate il titolo che ho dato al penultimo video delle US Open, video aggiornamento prima delle semifinali, aspettando Bianca Andreescu e Serena Williams. Era una finale annunciata per quanto riguarda la parte bassa del tabellone. Serena non ha avuto problemi a sbarazzarsi di Elina Svitolina, 6-3-6-1 in un'ora e 11 minuti, quindi dopo i 44 minuti dati alla Wang, un'ora e 10 minuti invece a Elina Svitolina, che ha perso la sua seconda semifinale consecutiva a livello slam dopo la sconfitta da Simona Halep a Wimbledon. Per quanto riguarda l'altra finale invece ci siamo divertiti, l'altra semifinale ci siamo veramente divertiti, perché Bianca Andreescu ha dovuto, diciamo, sudare le cosiddette sette camicie per avere la meglio di Belinda Bencic, 7-6, 7-5 con una rimonta clamorosa, nel secondo set. Sotto 5-2 e servizio, Bencic ha vinto ben a porto a casa 4 servizi consecutivi, 4 break consecutivi, vincendo il secondo set con il punteggio di 7-5 in 2 ore e 15 minuti. Quindi comunque arriverà con una tenuta fisica abbastanza, diciamo, degenerata per quanto riguarda questo torneo, però sappiamo cosa sia successo a Serena Williams da Wimbledon dello scorso anno fino all'ultima finale di questo anno al All England Club. Quindi comunque è una finale molto molto aperta, Serena parte favorita per vincere il suo 24esimo e raggiungere Margaret Court a livello slam, il suo 24esimo titolo del Grand Slam, però comunque Bianca Andreescu l'ha già battuta per ritiro a Toronto. Questa comunque è una finale bellissima, tutta da vivere, e comunque che vinca la migliore, sperando che possa veramente concludersi questa favola per Bianca Andreescu, e sperando che si possa concludere anche, diciamo, questa cosiddetta battaglia per il 24esimo slam di Serena Williams, perché dopo la sconfitta lo scorso anno a Wimbledon contro la Kerber, la sconfitta contro Naomi Osaka lo scorso anno proprio qui a Flushing Meadows, la eliminazione un po' forse anche clamorosa contro la Pliskova all'Australian Open, la sconfitta nella finale forse neanche giocata da Serena contro la Halep a Wimbledon, ecco la quarta possibilità di raggiungere questo 24esimo slam. Serena avrà grandi possibilità, però comunque dall'altra parte della rete ci sarà una tennista molto forte come Bianca Andreescu. E poi lo spettacolo domenica sera con l'ultimo atto maschile tra Nadal e Medvedev. Dopo la finale vinta, anzi stravinta a Montreal, ecco la rivincita per il Next Dan russo. Comunque i complimenti vanno ancora una volta al nostro Matteo Berrettini per queste due settimane quasi perfette, che dopo un anno, circa un anno dall'impresa di Marco Cecchinato a Parigi con la semifinale raggiunta e persa contro Dominic Thiem, un altro italiano è riuscito ad arrivare al penultimo atto di una grande slam. Io vi ringrazio per l'attenzione, se tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.